Amici di Fanner, un saluto dal centro sportivo Tor di Quinto. Seconda giornata del girone D del campionato di prima categoria. Di fronte Luis e Football Riano. I ragazzi di Rambaldi cercano di bissare il successo della scorsa settimana. Gli ospiti sono ancora invece alla ricerca dei primi punti del loro campionato dopo la sconfitta col Rignano Flaminio. Ha battuto dai padroni di casa con la possibilità per Mottola, che prova a calciare col mancino. Si spegne sul fondo il suo tentativo. Prima conclusione verso la porta avversaria da parte della Luis. Ancora Arena al limite dell'area, può pensare anche alla conclusione. Tocca invece per Mottola, che apre dall'altra parte dove c'è il controllo di Vilmercati, che prova a sfondare. Conclusione poi di Mottola e pallone di pochissimo sul fondo. L'occasione più ghiotta della gara al 31esimo per la Luis. Paparo all'uno contro uno. Paparo guadagna il centro del campo al limite dell'area, va a toccare per Agostino, che prova a liberarsi di un avversario all'interno dell'area di rigore ma viene fermato. Possibilità di ripartenza allora per il Football Riano con il pallone in profondità per Ricci, che in posizione regolare a vuoto Morabito. Gianandrea in qualche modo, Ricci ancora può calciare col portiere fuori dai pari, lo colpisce in pieno e allontana poi Morabito. Velocissimo, spunta nella metà campo avversaria, va l'uno contro uno con Paparo, mette questo pallone verso il centro, dall'altra parte sta arrivando Esposito in questo momento, Esposito di prima col mancino sul fondo, buona ripartenza del Football Riano, meno buona la conclusione di Esposito. Ricci allarga sulla destra, il traversone ancora per Ricci, che con un colpo di testa va a un passo dal vantaggio per gli ospiti. Ancora per l'11, che in area di rigore la mette giù, alza la testa, va lì indietro, sfera che diventa buona per Arena, che calcia incredibilmente fuori al 28esimo del secondo tempo, occasionissima per la Luis. Aspetta l'arrivo di un compagno, Tribuzzi va ad allargare il gioco dall'altra parte, dove trova un buon controllo Esposito, che libera il destro, grande risposta di Morabito, ancora pericoloso il Football Riano. A vedere in sovrapposizione Parrotto, servito in questo momento, di prima Parrotto verso il centro, arriva su questo pallone Arena che poi termina giù e l'arbitro indica il dischetto, calcio di rigore per Luis al 42esimo del secondo tempo. Cuppone contro Botti, va Cuppone che calcia incredibilmente fuori al minuto 88, è chiuso e arriva dopo 3 minuti di recupero il triplice fischio da parte del direttore di gara. Finisce 0-0 tra Luis e Football Riano, partita giocata su ritmi non elevatissimi, ma i padroni di casa hanno fallito un clamoroso calcio di rigore al minuto 88 che poteva scrivere tutta un'altra storia. Dunque 0-0 nella seconda giornata del girone D del campionato di prima categoria.